Se dovessi dire quanto Simona Halep si merita questo titolo a Wimbledon, da 1 a 10 direi 11. Se la stramerita questa vittoria, se la stramerita Simona Halep per tutte le difficoltà che ha avuto in questo anno, con i tanti problemi fisici che comunque l'avevano, diciamo, fatta anche soffrire a livello di condizione fisica. Addirittura a un certo punto pensava Simona Halep di non ricominciare più a giocare a tennis, invece si riscatta la grandissima Simona Halep, che rifila un'autentica lezione di tennis in finale di championship a Serena Williams con il punteggio di 6-2, 6-2 in meno di un'ora di gioco. Veramente una Simona Halep in grandissimo spolvero, un mix di tennis, di resistenza, di tenacia, di grinta, di solidità. Veramente un gioco che magari tanti può non fare impazzire, però che bello vedere Simona Halep trionfare ai championships con veramente la dedizione che questa giocatrice sta dando al tennis, sta rappresentando praticamente un paese intero, cioè la Romania, nel tennis mondiale, e lo sta facendo alla grandissima. Simona Halep che trionfa quindi a Wimbledon, sfuma ancora una volta il record dei 24 slam per Serena Williams, che praticamente si conferma stregato il record dei 24 slam di Margaret Court, che resta quindi da sola, isolata con il record dei 24 slam, visto che Serena Williams perde la terza finale slam consecutiva dopo quella di Wimbledon di 2 anni fa, perde anche la finale agli US Open dell'anno scorso, e infine perde anche questa a Wimbledon di quest'anno, dove praticamente comunque era data per favorita, ma chiaramente questa Williams comunque in evidente ritardo di condizione. Oggi non poteva far di più, probabilmente con questa Halep ha fatto ciò che poteva contro una Halep in grandissimo spolvero, una Halep che quando comunque trova quella consapevolezza, quella regolarità, quella forma fisica, veramente può battere chiunque. È probabilmente la numero uno, quando in queste condizioni fisiche Simona Halep lo meritava di essere, e comunque l'ha dimostrato anche oggi, che non arrivi numero uno per caso, e la Halep comunque dimostra anche di meritare più slam, perché comunque questa era la quinta finale slam, ne ha 22, diciamo che l'anno scorso a Roland Garros gli è servita anche come diciamo un scatto a livello mentale anche per Simona Halep, visto che comunque si era ritrovata la rumena anche lei a combattere un record negativo negli slam. Invece l'anno scorso, diciamo, quella finale al Roland Garros vinta contro Sloane Stephens ha contribuito molto a sbloccarla a livello mentale. Quindi complimenti a Simona Halep. Oggi veramente la Williams non poteva fare di più. Certo che potrebbe evitare sicuramente qualche atteggiamento come qualche urlo, qualche schiamazzo quando è in difficoltà, perché insomma, come l'anno scorso comunque con la Osaka, a volte è vero, la frustrazione sì di perdere un'altra finale slam, di farsi scappare quel record di Margaret Court che resta un tabù, però veramente qualche reazione squallida da parte della Williams, con qualche urlo, veramente con qualche grido di incitamento, che insomma, diciamo, non sono neanche rispettosissimi nei confronti della sua avversaria, che oggi ha giocato una grande partita e si è meritata questo titolo, perché lo è andata a cercare dal primo all'ultimo punto con una grande determinazione, una determinazione che l'ha portata veramente ad umiliare letteralmente Serena Williams e a rifilare una lezione di tennis. Fatemi sapere voi nei commenti invece che cosa ne pensate, lasciate un like, mi piace al video e condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Complimenti a Simona Halep. Votate anche il sondaggio in alto a destra riferito a questa finale. Per voi, quanti slam vincerà ancora Simona Halep? A questo punto, arrivederci ragazzi, fino al prossimo video.